trafficavano illegalmente piante rare e cactus appartenenti a specie in via di estinzione, ma sono stati scoperti dai carabinieri forestali che le hanno sequestrate per poi affidarle all'Orto Botanico di Città Studi dell'Università Statale e al suo direttore Stefano Caccianiga. Le piante, 171 cactus estirpati dai deserti cileni, messicani e americani e detenuti illegalmente presso la serra di un collezionista, un trafficante residente in provincia di Rimini, ora saranno custodite e curate da esperti botanici specializzati nel settore dei cactus. L'operazione dei militari del nucleo CITES di Ancona ha visto, oltre alla confisca di tutte le piante, la denuncia di due persone che rischiano pene che vanno dall'arresto fino a 2 anni all'ammenda fino a 150.000 euro. All'inizio delle indagini, lo scorso febbraio, erano state sequestrate a carico di un trafficante residente a Senigallia oltre 930 piante estirpate illegalmente nel corso di 7 viaggi tra Cile e Argentina e importate illecitamente per aggirare i controlli attraverso il sistema dell'invio di pacchi postali in Europa. Dalle analisi forensi sono emerse prove di importazioni, esportazioni e commercio svolte dai due indagati con 10 trafficanti e collezionisti stranieri e 9 italiani per un valore delle piante sequestrate stimato in oltre 1 milione di euro.